che la guerra è un fatto politico, cioè non nasce dalla natura umana generica o dal peccato originale, nasce dentro la politica. Oggi nasce, l'oggi di Hegel, nasce dentro, le tempeste di fuoco della rivoluzione francese e di ciò che ne è seguito. Guerra è fatto politico e, altra tesi, la politica non è quello che credono i liberali, cioè la salvaguardia dei diritti umani. Lo scopo finale dello Stato, lo Stato non è la società civile, lo scopo finale dello Stato non è l'assicurazione della vita e della proprietà degli individui. L'interesse e il diritto dei singoli sono posti come un momento dileguante. E come tutti i dialettici è duramente realista e dice: ma che l'umanità non sta insieme, l'umanità arriva a essere qualcosa di diverso da un formicaio solo se è consapevole, non se è tutelata. Tanto la tutela assoluta è impossibile. Guerra etica, dunque, non guerra giusta. Allora, la prima guerra mondiale è una guerra clamorosa perché viene fatta da chi la fa sulla base del principio moderno che non esiste una guerra giusta, che la guerra è un'arma, una delle tante armi a disposizione dello Stato per far valere i propri interessi. Poi c'è molta propaganda da una parte e dall'altra per dimostrare che questa guerra invece è una guerra giusta, addirittura etica, ma insomma. La sostanza del diritto pubblico europeo in quel momento è ancora che lo Stato è pienamente titolare dello jus ad bellum. La prima guerra mondiale finisce con un trattato trattato di Versailles, che invece parla di responsabilità di guerra e di criminali di guerra, ma non criminali di guerra nel senso che abbiano violato lo jus in bello, questo è un concetto facilissimo. No, è criminale che il Kaiser Guglielmo II abbia violato la santità dei trattati. Comincia così nel XX secolo l'ultima figura della guerra giusta, cioè il suo contrario, la guerra criminalizzata, la guerra sempre ingiusta, che trova la sua prima formulazione nel patto Briand-Kellogg, che è un patto del 1928-29, che non era praticamente mai entrato in vigore, benché sia stato sottoscritto da 63 stati, uno dei quali era la Germania. E dunque il trattato Briand-Kellogg, appunto, criminalizzava la guerra. La guerra è lecita soltanto quando è una guerra di risposta e di difesa. Non veniva nemmeno citato il diritto di autodifesa, ma che questo trattato è un trattato che parla della guerra. La guerra è un rapporto fra stati sovrani, è ovvio che gli stati sovrani hanno sempre il diritto di esercitare l'autodifesa. Quando l'8 agosto 1945, fra una bomba atomica e l'altra, l'accordo di Londra, nell'articolo 6, istituisce il Tribunale di Norimberga proprio in virtù del fatto che era esistito il patto Briand-Kellogg firmato dalla Germania e quindi la Germania, facendo ricorso per prima alla guerra, aveva violato il patto stesso e commesso un crimine, fatto sostanzialmente inaudito. I responsabili supremi di quel crimine non potevano più nascondersi dietro la prerogativa sovrana, cioè il sovrano è superiore al diritto internazionale, e dovevano pagare come dei volgari ladri, come soggetti di diritto privato, il che, come sapete, è avvenuto. Non solo, ma l'ONU a sua volta recepisce questa idea, cioè l'ONU è un'istituzione che mette insieme stati sovrani e gli stati sovrani, per pagare il biglietto per entrare nell'ONU, devono fare che cosa? Articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto dell'ONU, gli Stati membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza. Come vedete qui la parola guerra non c'è, e giustamente non c'è. Perché?
Perché questa non è più guerra, ma è polizia. Cioè, se la guerra è un crimine, la repressione di un crimine non è un atto di guerra contro il criminale, è un atto di polizia. Come dire, la grande differenza moderna fra interno ed esterno, sulla quale giocava soprattutto Hobbes, cioè dentro uno Stato c'è uno spazio pacificato e lì ci sono eventualmente dei criminali da perseguire con la polizia e poi con la giustizia interna. Fuori, come si dice, hic sunt leones, può capitare di tutto, fuori ci possono essere nemici. Ecco, qui, con il XX secolo, fuori non ci sono più nemici. Il globo è uno spazio unico, non uno spazio sacro, come nel caso della guerra sacra, della guerra santa, non uno spazio intrinsecamente giuridico come quello che immaginava Grozio, il quale peraltro non avrebbe mai concepito l'idea di un unico centro sanzionatorio mondiale, cioè un consiglio di sicurezza, cioè uno spazio, diciamo così, inerte in cui può capitare di tutto, ma non può capitare l'uso della forza fra stati. Quando capita, vi è un'escalation di sanzioni. Allora, nel secondo dopoguerra, non ha quasi mai funzionato la previsione dell'ONU. Certamente tutte le volte che si è fatto ricorso alla guerra, all'uso della forza armata da parte di uno Stato, quello Stato ha sempre sostenuto di esercitare o diritto di autodifesa, o diritto di autodifesa attiva, che è quello in base al quale gli Stati Uniti reagirono all'attacco alle Torri Gemelle invadendo l'Afghanistan, o facendo ricorso a una modificazione nel frattempo intervenuta nella logica delle Nazioni Unite, cioè alla responsibility to protect. Le Nazioni Unite sono una istituzione di stati sovrani, ma negli anni 90 del XX secolo hanno cominciato a dare a se stesse anche la responsabilità di proteggere pezzi di popolazione quando un governo esercita contro la propria popolazione violenze sistematiche, eccetera. E allora ecco che in queste circostanze scatta una responsabilità di protezione che vuol dire l'intervento umanitario che si può spingere fino al cambiamento di regime e alla esportazione della democrazia. Che vuol dire sempre, attenzione, mai guerra e tuttavia sempre violenza discriminatoria. Cioè, da una parte c'è il bene a scatola chiusa, dall'altra c'è il male a scatola chiusa. E quindi in linea teorica non ci sarebbe nemmeno la possibilità della neutralità. La neutralità ha senso quando non si sa chi sia nel giusto, quando è irrilevante che qualcuno sia nel giusto e l'altro sia nel torto. No. In linea teorica, tutti devono essere d'accordo sul fatto che è bene che il paese X esporti la democrazia nel paese Y, questo in nome della responsabilità di proteggere, che è diventato uno dei nuovi principi dell'ONU, e questa responsabilità di proteggere viene affidata dall'ONU di volta in volta a qualcuno. Ci sono molte tesi differenziate a questo riguardo, vi sono le posizioni radicali, ad esempio quella di Kelsen, che dicono appunto sostanzialmente quello che vi ho detto, cioè la guerra è illegale e basta, non ha alcuna rilevanza giuridica se non perché è un deficit di giuridicità. Al limite i belligeranti ingiusti non hanno diritto. Come un ladro non ha diritti. Certamente non ha il diritto di non essere perseguito, di non essere arrestato, di non essere preso a colpi di pistola se ciò è necessario.
Vi sono altre posizioni invece che dicono che di fatto il fatto che esista una lunga serie di atti di carattere internazionale, protocolli di Ginevra dal 49 in poi, sulla guerra e sullo ius in bello, sul modo di trattare, sul modo in cui le forze armate di uno Stato regolare devono trattare partigiani e guerriglieri, eccetera, eccetera, tutto ciò significa che la guerra esiste, non può essere ridotta a mero crimine e quindi, senza giustificarla, qualcuno pensa al fatto che ci sia una guerra come status e non soltanto come pura illegalità. Ora, le cose sono ancora complicate della lotta al terrorismo, durante la quale lotta si è creata l'idea, la fattispecie del nemico combattente illegale, il che sono quelli chiusi a Guantanamo. Il nemico combattente illegale, che è un'aberrazione sotto il profilo del ius publicum europeo moderno, diciamo. Tuttavia ha dentro di sé una contraddizione, cioè vuol dire che da qualche parte potrebbero esistere nemici combattenti legali, il che in linea teorica, sulla base dell'idea dell'ONU che la guerra è sempre un reato, non dovrebbe essere possibile. Cioè, l'idea che la guerra sia giuridificabile non nel senso che di essa si fa una struttura giuridica, ma sia giuridificabile nel senso che la si immette dentro una struttura giuridica che non l'accetta e che la tratta soltanto come un abuso, come un vuoto di legalità, questa idea produce una contraddizione. Non solo, ma la contraddizione fondamentale che resta e che è rimasta in tutte queste diverse idee di guerra giusta è che tutti continuamente dicono che in ogni caso la autodifesa è diritto naturale non negoziabile. Ma questo sembrerebbe un'ovvietà. Tutto ciò va integrato dall'osservazione che il giudice sulla autodifesa è colui il quale si autodifende. Ovvero, non c'è, prima di passare all'autodifesa, il via libera di una istituzione giuridica. L'autodifesa è un fatto esistenziale. Cioè, per esistere, io devo in ogni caso fare la guerra. Questo è un vulnus che non è eliminato nemmeno dalla più recente riflessione, anche se ormai è vecchiotta, sulla guerra giusta, cioè quella di Michael Walzer, che trasporta la riflessione sulla guerra giusta dal piano giuridico al piano morale. E questo libro, Guerra giusta e ingiusta, del 1977, è tutto costruito sull'idea che c'è un divieto assoluto alla guerra di aggressione. Poi c'è l'idea, che sembra contraddittoria, della possibilità della guerra preventiva. Clear and present danger, del pericolo imminente e evidente, che è citato nell'articolo primo, sezione decima della Costituzione degli Stati Uniti, no? Che è quella ipotesi, quella fattispecie grazie alla quale il Presidente degli Stati Uniti può fare la guerra da solo, senza passare per il Congresso. Clear and present danger. Allora, quando c'è clear and present danger, il divieto assoluto di guerra di aggressione svanisce ed è possibile la guerra preventiva, la quale il povero Grozio invece la negava e diceva: no, ma che guerra preventiva, se no tutti sarebbero sempre lì a farsi guerra gli uni con gli altri, dicendo che lo fanno per evitare di essere aggrediti. La guerra,
può essere di autodifesa, parlo di Wolfhard, può essere di autodifesa, può essere preventiva e può essere una guerra di intervento obbligatoria. Cioè nel caso che appunto si assista a indicibili orrori posti in essere da un potere politico verso la propria popolazione, allora c'è l'obbligo morale dell'intervento. Allora, tra l'altro è interessante notare che l'obbligo morale dell'intervento era presente perfino nell'utopia di Tommaso Moro. Gli ottimi abitanti dell'isola di Utopia non facevano mai la guerra se non per intervenire a favore di popoli vicini, minacciati dai propri stessi governanti. Qui la guerra giusta rivela la propria essenza. La guerra giusta serve a fare la guerra. E lo vediamo in un testo che è stato reso pubblico poco dopo l'aggressione delle Torri Gemelle, un testo che si intitola What We Are Fighting For. Perché cosa combattiamo? Che riprende un testo analogo che era stato preparato dal governo degli Stati Uniti per giustificare davanti alla popolazione americana l'intervento americano nella seconda guerra mondiale. E questo concetto, perché cosa stiamo combattendo, è una manifestazione della democrazia americana. No? Vi spiego perché siamo in guerra. È un testo che non mi pare sia tradotto in italiano, è un testo firmato da un centinaio di intellettuali, ci sono i principali intellettuali liberal radical degli Stati Uniti, fra cui evidentemente Walther, che ne è evidentemente l'autore, comunque alle cui idee questo testo è larghissimamente ispirato ed è un testo estremamente interessante, ve lo in chiusura, naturalmente non ve lo posso leggere tutto, meno che mai in inglese. Ma è costruito così. C'è sempre un'affermazione di pace e di contrizione da parte degli Stati Uniti per le innumerevoli ingiustizie che gli Stati Uniti commettono verso il resto del mondo. Bene. Poi c'è l'ammissione che da qualcuna di queste ingiustizie possono venire delle reazioni. Bene. Poi c'è l'idea che gli Stati Uniti devono migliorare se stessi, ottimo. E poi cominciamo con il ma. No, yet, non di meno. La ragione e una accurata riflessione morale ci insegnano che vi sono tempi in cui la prima e più importante risposta al male non è il dialogo, non è il miglioramento del comportamento del più forte, cioè degli americani. No, no, la più importante risposta al male è is to stop it, fermarlo. Vi sono tempi in cui fare la guerra non soltanto è moralmente permesso, ma è but morally necessary, ma è moralmente necessario. This is one of those times. Questo è uno di quei momenti. Ovviamente. As a response to calamitous acts of violence, hatred and injustice, in risposta a nefandi atti di violenza, odio e ingiustizia. Cioè, e qui noi richiamiamo apertamente l'idea di guerra giusta. La guerra giusta è quella che applica un obiettivo ragionamento morale alla guerra, e questo ragionamento ci porta a dire che è necessario difendere la possibilità della società civile e di una comunità mondiale basata sulla ingiustizia. Scusate, basata sulla giustizia. La comunità mondiale basata sulla giustizia va difesa attraverso la guerra giusta. Vedete perché Grozio è diventato di moda nel XX secolo? Queste cose Grozio non le ha mai dette, non avrebbe mai affidato a un soggetto l'idea di difendere la comunità delle nazioni, però l'idea della comunità, della società delle nazioni c'era. Allora, la più importante giustificazione morale della guerra è difendere l'innocente da un danno sicuro, da quella che è vittoria.
chiamava Iniuria. Poi la guerra la si fa contro i combattenti. Bene, ma se il pericolo portato verso una vita innocente è un pericolo reale e certo, specialmente se l'aggressore è motivato da un'implacabile ostilità, allora il ricorso a forza proporzionata è moralmente giustificato. Forza proporzionata che va rivolta prima di tutto contro i combattenti, ma in certe circostanze, dentro stretti limiti, può essere moralmente giustificabile intraprendere azioni militari che possono risultare, che possono implicare la morte o il ferimento non intenzionale, ma probabile, di alcuni non combattenti. Tutto questo stava scritto in Vittoria. Come vedete, l'idea di guerra giusta ha una propria logica ed è una logica sostanzialmente spietata. Come un giudice non dovrebbe provare pietà verso un reo. È una logica spietata. Attenzione, non stiamo dicendo che non ha senso parlare di guerra giusta. Come ho anticipato all'inizio di questa mia lezione, la dizione accettabile, tollerabile, meno impegnativa è quello di guerra giustificata, cioè di guerra che nasce da un aggressivo. Vim vi repellere licet. È lecito, non è obbligatorio, ma è lecito rispondere alla violenza con la violenza. La costruzione di una nozione di guerra giuridicamente motivata, per cui c'è qualcuno che è il poliziotto e l'altro che è il ladro, oppure la costruzione di una guerra giusta moralmente motivata, c'è qualcuno che è il bene e qualcun altro che è il male, portano a una tensione verso l'illimitato, cioè non ci si ferma mai. È evidente, essendo la guerra un'esperienza in cui il singolo viene travolto, è evidente che si è portati a riflettere su quale motivo possa mai giustificare il nostro essere travolti. Bene. Ma è altrettanto evidente che come costruzione concettuale, la guerra giusta, soprattutto la guerra giusta del XX secolo, perché le altre sono inapplicabili, la guerra giusta del XX secolo è una guerra giusta che ha in sé le ragioni molto più della guerra che non della pace. Non a caso, al connubio guerra-giustizia, guerra giusta, guerra-giustizia, chi ha una qualche esperienza delle cose di questo mondo, cioè la Chiesa Cattolica, contrappone al binomio guerra giusta, sempre fatta salva l'autodifesa, sempre fatta salva l'autodifesa, contrappone il binomio giustizia e pace, non giustizia e guerra. Ovvero sia, l'unico modo per evitare la guerra non è trasformarla in guerra giusta, è generare condizioni di giustizia grazie alle quali il ricorso alla guerra sia, se non altro, sempre meno probabile e sempre meno pagante.